Avere un rapporto sano con i propri figli non sempre è facile. Per molti è quasi impossibile comunicare senza problemi. In questo però possono aiutarci specialisti come la dottoressa Paola Campanaro del Centro Clinico La Quercia, che si occupa proprio di approfondire questi temi e aiutare i genitori. Ci darà qualche consiglio extra sugli argomenti più spinosi. Dottoressa, tanti di noi si chiedono come dare dei limiti ai figli perché per dire di no sembra sempre un macigno per tanti genitori. Dire di no al figlio che poi piange, che poi ci resta male o crea una situazione, diciamo, a volte un po' insostenibile, soprattutto quelli più piccoli che fanno i capricci. Però anche quelli vicino all'adolescenza danno problemi perché si chiudono, fanno preoccupare i genitori. Insomma, dire di no, porre dei limiti o dei divieti per tanti versi sembra un dispiacere per i genitori. Come si gestisce questo? Credo che questo sia un tema estremamente attuale perché tantissimi genitori hanno paura dei propri figli. È come se guardassero questo esserino piccolo, perché si ha paura di quando è piccolo e poi quando è grande altrettanto, e si temessero le sue reazioni. Oddio, se gli dico di no, piange. Ora vi rassicuro, cari genitori, nessuno è mai morto perché ha pianto, ok? Quindi è indispensabile dare dei limiti e delle regole. Ma capiamo qual è la differenza tra limiti e regole. C'è una differenza molto importante, ha a che fare con lo sviluppo del cervello, ha a che fare con l'età. Il limite avviene fino ai 5 anni e cosa prevede? Che tu ogni volta che ti ritrovi in quella situazione devi ripeterlo. Esempio, dobbiamo attraversare la strada? Dammi la mano che dobbiamo attraversare la strada. Poi domani, stessa strada, stessa situazione perché l'ho portato fuori da scuola, dammi la mano che dobbiamo attraversare. Uno dice, ma avrai imparato, no? Che adesso la mano me la devi dare ogni volta. Niente, il bambino non l'ha imparato perché? Perché nel suo cervello non c'è ancora la stabilità, quindi non si è ancora trasformata in regola. Questo processo avviene dai 3 entro i 5 anni, 5 anni e mezzo. Dopo, ovviamente, pian piano ne acquisisce, tipo lavati le mani prima di mangiare, lavati i denti dopo aver mangiato. Pian piano il bambino dovrebbe trasformarle in un automatismo. Quando il genitore vede che questo è diventato un aspetto automatico, passa la regola successiva. Perché? Quante regole dobbiamo dare? Tre. Tre alla volta, non di più. Ok? Quindi tre regole che può essere: lavati le mani prima di mangiare. Metti a posto i tuoi giochi dopo la cartella, dopo che hai giocato, dopo che hai colorato e che ne so, lavati i denti prima di andare a letto alla sera. Va bene, sono tre e non sto dicendo comportati bene, che non vuol dire niente, perché comprende 100 regole. Oppure devi mettere a posto la tua cartella e la tavola e tutti i tuoi giochi. No, sono tre regole in una. Metti a posto la cartella, è una. Ecco, quindi cerchiamo di essere precisi. E molto focalizzati sotto i 5 anni si ripetono, dai 5 anni e mezzo, 6 dovrebbero essere acquisite. Dice che il codice normativo viene acquisito dal bambino. E come possono i genitori gestire le reazioni negative come la rabbia oppure come la chiusura dei bambini o dei ragazzi più giovani quando si dice magari un no, per esempio, perché dare delle istruzioni precise per l'educazione magari è una cosa giustissima, ma dire di no può essere, no, da parte del piccolo preso in maniera molto forte, piccolo anche adolescente, ripeto. È un ragazzo e un bambino sano quando si oppone al no, perché se è un bambino o un ragazzo che dice va bene, mi hai detto che non posso andare fuori, non posso uscire, non posso tornare alle 5 del mattino perché ho 13 anni e mi dici che a mezzanotte d'estate va più che bene, quindi mi oppongo, perché lui desidererebbe fare questo. Ma il genitore deve avere in testa che ci sono dei confini molto chiari che lui deve tenere, perché se lui non li metterà, il ragazzo continuerà a ricercare questi confini altrove, che può essere la scuola, che
e quindi va a spaccare le cose all'interno della scuola o si oppone, ma prenderà le note disciplinari, che può essere la società, quindi magari si infila dentro delle compagnie devianti alla ricerca che qualcuno, che poi magari la polizia, prima o poi gli dia dei confini. In realtà è la famiglia che dà questo tipo di confini. Magari poi ci sarà l'occasione di parlare di quali dare in adolescenza, per esempio, quando uscire, quando rientrare, come muoversi anche con gli orari di uscita, quali sono le regole, però a questo ci dedichiamo un'intervista ad hoc e in futuro. Però per quanto riguarda la gestione della reazione del bambino e del ragazzo è molto semplice. Il genitore dà la regola, sicuramente ci sarà un'opposizione, il genitore non inizia a giustificarsi. Non inizia a gridare, non inizia a sbattere le porte, non lo insulta, semplicemente lo guarda, non reagisce. Delle volte bisogna contare fino al 10, fino al 20, fino al 100.000, sì, lo farà. E se sente che non riesce a gestire la sua di rabbia, che è la rabbia del genitore, prende e si sposta, dice al figlio: aspetta un attimo, si chiama time out nel nostro linguaggio, quindi si prende del tempo proprio come fosse una partita di calcio. Esce dal campo da gioco, quindi si mette in un'altra stanza, va, si mangia una mela, si mette in balcone, fa quello che vuole, ma si sposta fisicamente dal momento dell'impulso e della rabbia che sta vivendo col figlio, e poi, quando è il momento di tornare, non è che torna indietro sui suoi passi, ma tiene fede, altrimenti il figlio capisce che più io faccio i capricci, più io protesto, più il mio genitore cederà e quindi io avrò vinto. Ma in realtà il figlio avrà perso, perché è proprio quando il genitore cede alle regole e non ci sono più regole che il figlio in realtà perde la sua capacità di gestire la frustrazione, ma anche di saper stare all'interno di una società, e questo poi in età adulta ha delle conseguenze molto gravi. E come si fa appunto a mostrarsi un po' diversi da quello che è un nemico, no? Perché il figlio spesso vede il genitore come un nemico, qualcuno di totalmente diverso. Come si fa ad instaurare una connessione, un dialogo? Tanti genitori vorrebbero stare vicino al figlio, cioè vorrebbero accompagnarlo anche quando gli danno questi divieti e questi limiti. Come si fa a far capire al figlio è per il tuo bene, nel senso non sono cattivo perché ti dico di no, perché non ti faccio fare qualcosa. Quando una persona le cose le dice con calma, con amore, anche se è un no, e se c'è la fermezza, passa al figlio, perché ciò che passa non sono le parole, non è il ti voglio bene, oppure siccome sono andato in viaggio per lavoro ti ho portato a casa un regalo e quindi quello significa che ti amo, ma passa lo stato emotivo. Quando io sto con te, anche dico di no, io poi ti voglio bene. Non è che poi non ti parlo più, ti sbatto la porta in faccia, ti insulto, ti metto le mani addosso, ti dico di no per il tuo bene, te lo spiego in parole povere, poche, non faccio il sofista, non è che devo prendere mio figlio e iniziare a fargli il discorso della vita, ma guarda, mi dispiace adesso. Che ne so, non puoi uscire e rientrare a casa alle 6 del mattino perché hai 13 anni, quindi troviamo un compromesso. Alle 11 ti vengo a prendere, so dove sei perché comunque sei piccolo e la situazione è a rischio. Ma guarda, amore, non ti preoccupare, nel tempo, adesso ne hai 13, poi magari a 16 uscirai a quest'altro orario, rientrerai a quest'altro orario, a 18 ci saranno delle altre regole che pian piano, in base anche alla tua maturità e alla tua responsabilità, decideremo. Però in questo momento è no. Ecco, quindi quando io ho fermezza e comunque trasmetto amore, e lo trasmetto anche preparandogli da mangiare, rassettando la casa, portandolo a fare una passeggiata, giocando con lui o chiedendogli, essendo curiosa, non so, ad esempio sui suoi contatti, le sue amicizie o i suoi social, gli dico: ma senti, fammi vedere cosa stai facendo, eccetera. L'amore passa attraverso mille altre forme e il no spesso è anche una grande forma d'amore. Chiedo l'ultima cosa in questo tema, come evitare di viziare i figli? Perché a volte quando si vede il figlio tanto contento per qualcosa, magari si tende a ripetere quell'azione, che poi se per una volta manca è un problema, è una catastrofe, no? Cioè se il figlio vuole sempre qualcosa da mangiare, oppure il figlio va sempre in un luogo che gli piace tanto, insomma ci sono diverse cose che non sempre possono essere, tra virgolette, fornite dal genitore e poi manca quella volta il figlio è come se si viziasse. Come si evita di viziare il figlio?
Da questo punto di vista, quando gli si dà qualcosa in più, si può, per esempio, sto pensando ai più piccolini, siamo al Luna Park, voglio fare 10 giri, 20 giri, è come se non bastassero mai. Qui il genitore che parte, guarda, questa sera siamo al Luna Park, 3 giri in giostra, perché ogni giro costa, adesso hanno dei prezzi anche abbastanza proibitivi andare nelle giostre, quindi non so, mi decido un budget, dentro quel budget lì ci stanno o i giri in giostra oppure ci prendiamo il panino, la frittella, oppure, ma sai che abbiamo quel budget lo possiamo gestire. Ecco, in questo modo, dando sempre un confine, insegno al figlio, intanto anche un'educazione finanziaria, perché io so che dentro quel budget lì devo, come dire, essere felice, trovare la mia felicità, perché la felicità non è avere tante cose, fare tante cose, ma è godere nelle cose che faccio di volta in volta. E io godo se so che una cosa ha un inizio e una fine. Perché nel momento in cui, cioè, nel momento in cui finisce il periodo di vacanza, perché so che è un periodo di vacanza, che poi ricomincio col lavoro, ma allora io me lo godo quel periodo di vacanza. Se vivessi sempre in vacanza, darei per scontato. Ecco che allora il non viziare passa proprio attraverso il non dare per scontato, e la stessa cosa vale anche per casa. Non è scontato trovarsi il letto rifatto o il pranzo pronto. Il figlio deve collaborare alla vita familiare e questo lo impara da piccolo. Se lo stile familiare è questo, che tu sparecchi il tuo piatto e sparecchi qualcosa della famiglia, perché non sei un ospite. Tu sei un membro della famiglia, ma questa cosa deve partire. Allora, se ci stanno ascoltando genitori con figli piccoli, che parta da lì. Se ci stanno ascoltando genitori con figli grandi, come abbiamo detto anche in altre interviste, la prima cosa da fare, se non voglio più scavarmi la fossa, è appoggiare la pala, cioè smettere di scavare. Quindi, se ho abituato mio figlio ad avere tutto e che la mamma o quel papà gli fanno da servi, da servitù, intanto iniziamo e lo smettiamo. Iniziamo a mettere e diciamo: guardate, noi ci abbiamo pensato, da oggi funziona che tu sparecchi la tavola o la apparecchi. Ovvio che all'inizio il figlio si opporrà, è una novità. Ok, però esattamente come mamma sparecchia, papà apparecchia, c'è una collaborazione in famiglia, anche tu avrai un tuo ruolo. Se vai in hotel dove ti fanno le pulizie, ti preparano da mangiare, ti servono al tavolo, però paghi. Quindi la controparte è che tu dai qualcosa all'hotel e in cambio loro ti danno. La stessa cosa vale in famiglia, siccome il figlio non paga la quota, ok, per stare in casa, contribuisce al benessere della famiglia, facendo dei lavori e dando del tempo. Questa è indispensabile se vogliamo uscire dal vizio. Si può, non è mai troppo tardi, si può anche dire un giorno, ok, da qui cambiamo musica. Questo è importante. Assolutamente, basta appoggiare la pala e la buca non diventa più fonda. È chiaro che più fonda è quella buca, più farà fatica a uscirne, sì. Quindi dipende che età, perché se ha 16 anni ed è da 16 anni che io vizio mio figlio, non posso aspettarmi che in 3 giorni questo cambi. Sempre Devo meglio mettermi partire un dall'inizio. obiettivo di 6 mesi, Certo. 12 mesi, con gradualità, e magari mi fate aiutare anche da uno specialista se è così grande, perché anche il genitore deve cambiare mentalità. Se è piccolo, piccolo invece sarà più facile, ma questo vale sempre nella prevenzione. Bene, dottoressa, direi che ha chiarito un bel po' di dubbi che spesso fanno arrovellare i genitori. Noi ci sentiamo qui con TAC 24 per il prossimo tema e le prossime istruzioni.